Che altro perché al reddito di cittadinanza non si è proprio sostituito un sistema che ha ripreso in carico in maniera non settoriale le persone. La rimozione del reddito di cittadinanza ha tolto uno degli elementi fondamentali, pur nelle necessità di modificare quello strumento per tanti elementi, ma ad esempio non abbiamo più uno strumento universalistico, ma abbiamo uno strumento per categorie che individuano determinati nuclei di persone, di caratteristiche che è vero che sono in condizioni di fragilità, ma anche gli altri non è che ne sono usciti. Poi quei dati andavano analizzati, c'erano persone che non erano occupabili per le loro caratteristiche di partenza, non perché fossero dei divanisti, ma perché le condizioni sociali e personali rendevano molto complesso l'accesso al mondo del lavoro. C'erano molte donne dentro, cioè noi abbiamo perso di vista in questo paese che abbiamo bisogno di uno strumento di supporto al reddito che sostenga le persone e le consenta di stare in un loro livello di dignità e anche di possibilità di ripartenza. Questo non è più così. Io cercheremo di capire dove sono finite quelle risorse, perché sicuramente non sono arrivate agli enti locali, perché molte delle persone possono incaricare agli enti locali senza altri strumenti, e quello che preoccupa molto è il fatto che si dia alla povertà una dimensione di colpa, cioè se tu sei povero è colpa tua, ne devi uscire, e la responsabilità non è nostra. Io credo invece che noi dovremmo fare riferimento all'articolo 3 della Costituzione, che dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, e quindi di ognuno di noi.